Sono qui perché è tornato a trovarci il nostro addestratore ufficiale della grande famiglia di camper, Giacomo Cellupri, che è lui, il suo Raim, il suo cane, innamorato. Ciao Roberta, Buongiorno. buongiorno, sempre in splendida forma ti trovo. Anche voi, devo dire sempre più innamorato di te. Chissà se L'estate a ci fa fine bene. programma almeno mi riconoscerà, Beh, dai, perché diciamo che ogni tanto uno sguardo te lo concede, non mi ma considera piano proprio, piano non mi ci considera. stiamo arrivando, Noi dai, vai. Giacomo diamo ogni settimana tantissimi consigli su come meglio gestire i nostri amici a quattro zampe. E il dilemma di queste settimane di vacanze è sempre lo stesso: portarli con noi in vacanza, lasciarli in una pensione. Questa settimana parliamo del fatto che siamo rimasti in città, non siamo andati ancora in vacanza, sia tu, Giacomo, che Raim, tutti e due in casa, è andata malissimo ad Esattamente quello che è entrambi. successo, quindi proprio non ci dobbiamo inventare nulla, Appunto, diciamo. soprattutto quando poi si è abituati a gestire le cose con la famiglia, con il resto della famiglia che invece magari è già in vacanza, diventa più complicato organizzare le cose. Come Spesso poter per il far cavo stressare il meno stipite. possibile il nostro cane in questo Ma periodo, ci Giacomo? sono tante cose che si possono Dimmi. fare, possiamo attuare tante soluzioni ed è bene anche pensare sempre un pochino in anticipo a quelle che possono essere le variabili di Sì. una vita, quella estiva, che un pochino ci si stravolge Sì. rispetto al resto dell'anno. Allora, una soluzione che sicuramente è funzionale per il cane, funzionale per noi, potrebbe essere un po' dispendiosa, ma magari una volta a settimana o due si può affrontare, è quella dell'asilo. Ne avevamo parlato l'altra volta, molte anche pensioni fanno il servizio di asilo anche durante l'anno. L'asilo semplicemente è una pensione dove il cane non dorme, quindi lo portiamo la mattina, lo andiamo a riprendere la sera, garantiamo al cane una giornata spensierata Sì. all'aria aperta. In più, portandolo in un centro cinofilo, anche a noi ci si può sempre aprire, questa è una mia piccola digressione che reputo importante, la possibilità, di interagire con un addestratore, quindi magari anche per chi ha un cane preso per il primo anno, pensare poi a settembre di iniziare un piccolo Per essere una via percorso, due perché magari sai, servizi, spesso certo. servono 2, 3, 4 Sì. mesi, uno imposta bene qualche cosa e poi ti ritrovi per 10-15 anni senza problemi di gestione. Quindi quella è una cosa che io consiglio. Dopodiché, se invece non abbiamo la possibilità, lasciamo il cane a casa, magari sarebbe il caso di fornire qualcuno delle chiavi e la possibilità di andare un pochino a controllare la situazione, magari farlo portare a spasso se dovessimo rimanere Di più, non farlo stare magari troppe usciamo ore a dal lavoro, andiamo a caldo, fare un aperitivo, sappiamo che il cane è a casa, se non abbiamo lasciato le chiavi a nessuno rischiamo di lasciare il cane troppe ore a casa da solo, è una cattiveria, è ingiusto e non deve succedere. Sicuramente questo è molto ma c'è importante. qualcosa da fare anche per fargli tollerare di più il caldo proprio in Allora, ci questo sono periodo? tantissime cose da fare per la gestione. Allora, magari anche avere un occhio attento a come il cane si muove negli spazi di Reagisce, casa. Sai, sì. è importante vedere dove si mette durante il giorno quando noi siamo presenti, così da lasciargli quella zona a disposizione, mettergli un paio di ciotole d'acqua a disposizione, così che se magari una si rovescia, abbiamo l'altra, Sì. il cane non rimane senza acqua e questo è primario, senza dubbio che il cane rimanga sempre idratato, è importantissimo. E poi appunto vedere un pochino di giostrarci bene sugli orari delle uscite. Quindi, Magari non nelle magari ci ore più svegliamo mezz'ora calde, prima la prima, mattina e certo. portiamo il cane a fare una bella passeggiata, Passeggiata. quella più sostanziosa, a noi ci ruba mezz'ora di sonno, ma a lui gli garantiamo una bella sgambata. Se Organizziamoci, invece giusto? abbiamo il cane anziano, è proprio impossibile pensare che magari andiamo a fare la spesa, alle 11 siamo la signora che sta a casa, che ha il cagnolino, lo porto con me, alle 11 vado a fare la spesa perché mi mancano i pomodori, o porto a mezzogiorno con i polpastrelli che gli si bruciano sull'asfalto, gli facciamo una Massa. cattiveria, cioè meglio non Per portarlo a quel entrambi poi, tra punto. l'altro, E sì. quindi a quel punto se siamo Sì. magari in difficoltà noi stessi col camminare, appunto ripeto, mi rivolgo a persone di una certa Sì. età, è bene pensare di appoggiarsi sempre a delle persone che invece che andare e portare il cane magari lo vengono a prendere quella mezz'ora, quell'oretta ogni giorno e lo portano in un parco a Ma invece, sgambare, Giacomo, eccetera. nel caso in cui giornata libera, ok? Certo. Parto la mattina, vado al mare con il mio cane, ritorno la sera. Rischi di stressarlo di più o è un bene? Allora, punti di vista. È sempre importante conoscere il nostro cane ed è sempre bene cercare di fare un passo in anticipo. Quindi se magari abbiamo il cane da 4 anni, 5 anni, e
e dopo 5 anni ci viene in mente per la prima volta di portare il cane al mare, rischiamo o di ipereccitarlo o di portare un cane davanti ad un elemento che non conosce e che quindi potrebbe tranquillamente non piacergli. Sempre per parlare di quanto è importante gestire il cane in anticipo e magari addestrarlo un pochino, sarebbe molto utile magari raggiungere un centro cinofilo che ha una piscina in cui si fanno gli approcci all'acqua, così noi sappiamo che il cane non avrà problemi a farsi il bagno e a quel punto possiamo permetterci di portarlo dove vuole e dove vogliamo noi. Sempre nella scelta dei luoghi dove andare, magari appunto sappiamo che il nostro cane non ci si trova al mare, poi andiamo in spiagge molto affollate perché spesso le spiagge attrezzate per i cani il sabato e la domenica sono pienissime. Possiamo decidere di andare a vedere dei posti della città che magari non conosciamo, sfruttiamo questa occasione, magari il cane lo porta sempre nostra figlia di 12 anni o nostra moglie, lo prendiamo noi, lo portiamo al parco, il cane starà quindi bene e farà una bella giornata. Piccole attenzioni, dice il nostro Giacomo, sì, giusto? Sì, sono piccole attenzioni.